Fumare nuoce gravemente alla salute, ma in adolescenza serve per mascherare le nostre incertezze e insicurezze, farci sentire accettati dal gruppo e capaci. 3 anni fa ho spento la mia ultima sigaretta e oggi voglio raccontarvi come ho fatto e perché. Ma torniamo indietro e vi racconto brevemente com'è andata. Ho iniziato a fumare per darmi un tono. Presto, ma no, non così presto, non vi preoccupate, questo era solo per finta. Pronto? Cosa? Un tumore? Oh santo. Quando ho ricevuto questa bruttissima notizia, ricordo bene dov'ero. Ho ricevuto questa chiamata, ho preso il pacchetto di sigarette e l'ho lanciato. Lì è rimasto, sul tappetino della mia macchina, per più di 2 anni. Sul pacchetto c'era scritto: il fumo danneggia i tuoi polmoni. Quanto e come il fumo possa essere stata l'unica causa scatenante di queste gravi malattie che hanno colpito la mia famiglia, non è dato sapere. Una cosa è certa però, è che quando queste vicende ti toccano da vicino, ti portano a rivedere molti dei tuoi comportamenti, anche quelli più radicati. Una delle più grosse cazzate della mia vita. Tre sono le cose per cui anche tu, oggi, dovresti fare questo. La numero uno. A sentirsi libere psicologicamente e padroni del proprio tempo. La sensazione più forte, ma nettamente la più bella, che ho sentito e provato dopo qualche mese è stata quella di pensare al mio tempo senza l'ingombrante peso del fumo. Avere la necessità fisica data dalla assuefazione da nicotina è una sensazione bruttissima. Doverti prendere 10, 15, 20 minuti ogni un tot ora, sei un po' schiavo. E per le persone disordinate e disorganizzate come me, c'era anche il chiodo fisso di dover passare dal tabaccaio. Quante volte mi sono dimenticata le sigarette e quante volte sono dovuta uscire la sera tardi per andare a recuperarle. Ah, che brutta sensazione. La numero due. Per le persone che ci stanno intorno, ma anche per i nostri amici animali. Ed infine, la numero tre. 10 sigarette al giorno. Sì, i fumatori diranno sono poche, ma per il portafoglio vogliono dire 21 euro a settimana, 90 euro al mese e più di 1000 euro all'anno. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il tabacco è responsabile di un numero di vittime maggiore rispetto a quelle causate da alcol, incidenti stradali, AIDS, droghe, omicidi messi insieme. Si calcola che ogni anno il fumo è responsabile della morte di 7 milioni di persone e da qui al 2023 si stima che saranno 8. 6 milioni la causa di un consumo diretto, l'altra purtroppo passivo. Te lo ripetono fin da piccolo che il fumo uccide, il fumo fa male, però fin quando non lo vedi con i tuoi occhi e non nuoce nessuna delle persone care a te intorno, tutto questo non ti tocca, vero? A me purtroppo è toccato in maniera molto molto forte. Vorrei farvi un invito, siate differenti, scegliete di non fumare. Ah ecco, se non fosse ancora passato il messaggio, buttale.